Buongiorno, benvenute e benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita, primo capitolo dell'Adilila, secondo capitolo, scusate, Sri Chaitanya, Dio la persona suprema. Gurave Gora Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Nityananda Kulodbhavam Gaura Prema Pracharakam Vaishnava Charya Varyam Namami Prema Gopalam Hare Krishna. Come a occhio nudo non si può vedere il sole se non come una massa luminosa, così la semplice speculazione filosofica non può permetterci di capire la varietà trascendentale di Cristo. La varietà è uno degli elementi fondamentali della realtà spirituale. Perché l'amore è costantemente immerso nella varietà dei sentimenti. È qualcosa di vivo, di costantemente avvolto nel più stupendo dinamismo. Non c'è mai niente di stagnante. Navayovana si rinnova, si rinfresca costantemente. E quindi, come si può, con la speculazione filosofica, che chiaramente parte, speculazione significa specchiarsi in se stessi. Abbiamo fatto altre volte l'esempio del ranocchio che vive nella sua pozzangherella. Come fa da questa pozzangherella a dedurre l'immensità della creazione? È impossibile. E qui infatti poi ci porta un verso della Brahma Samhita, Yasya Prabhavato Jagadananda Koti, Koti Svasesa Vasudha Devibhuti Bhinnam, Tad Brahma Niskalam Anantam Asesa Bhutam Govindam Adipurusham Tamam Bhajami. Adoro Govinda, il Signore primordiale, che è dotato di un grande potere. La splendente radiosità della sua forma trascendentale, Brahman impersonale, che è assoluto, completo e illimitato, e manifesta le varietà di innumerevoli pianeti con le loro diverse opulenze in milioni e milioni, koti, milioni di universi. Questo verso compare nella Brahma Samhita, ognuno degli innumerevoli universi è colmo di innumerevoli pianeti di diverse costituzioni e atmosfera. Questa è la varietà. È il gioco, è un gioco anche di bambini, non è mai stagnante. Loro vivono ancora nel mondo della fantasia. Con la fantasia è possibile creare tutto. Non vi fa ricordare nulla questo. L'anima trova realmente la realtà quando entra negli illimitati lila del Signore, che non sono più soltanto la fantasia, no? Ma sono la realtà. In realtà possiamo dire che dal punto di vista scientifico, se noi guardiamo tutti questi illimitati universi, tutto, questo è la fantasia di gioco del Signore. Non l'opposto, che è il principio filosofico o scientifico sia primario. Un grande studioso voleva, tedesco, voleva comprendere la grandezza di Dio, no? E allora iniziò a studiare tutte le opere che parlavano di lui, tutte le scritture. E
Principalmente si incontrava con un Dio che deve lavorare, che deve fare, che deve organizzare, no? Poi in un modo o nell'altro arrivò in India, di fronte a Sisi Radha Krishna, e informandosi venne a sapere che loro passano tutto il loro tempo a giocare, a divertirsi. Allora disse: questo è Dio, nella sua manifestazione più completa. Provate un attimo a pensare, la nostra mente, no? Cioè quando noi siamo in noi stessi, siamo in due modi, o siamo completamente coinvolti dalla pragmatica di questo mondo, tutti dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quello e quest'altro, no? E questo è veramente faticoso, no? Altrimenti si può entrare nella realtà trascendentale, dove in ogni posizione, in ogni luogo, in ogni momento è possibile accedere a questa meraviglia. Ed è quello che tutte le grandi scritture che trattano di Bhakti ci parlano. Il maestro spirituale che è colui che ci aiuta, perché l'ha fatto, ad entrare in questa realtà, in ogni momento, ci guida. Se noi non abbiamo per la fortuna di essere vicini o fisicamente, ma soprattutto con il sentimento a una persona del genere, ci perdiamo. Perché questo universo, questa creazione è molto affascinante, molto infinita, no? E ci sono dei meandri che nemmeno immaginiamo. E invece poi, grazie soprattutto al canto del Santo Nome, Pav. La magia, l'incanto e il miraggio svanisce e entriamo nella realtà. Ma tutto così bello, così semplice. È così semplice, ma così profondo. E l'anima costantemente si perde in queste due. Beh, no, più che altro nella prima. E invece noi dobbiamo trovare il modo di situarci, visto che siamo energia marginale, in quella superiore. Koti koti Brahmande ye Brahmera vibhuti sei Brahma Govindera aya angakanti. Le opulenze del Brahman impersonale si diffondono per milioni e milioni di universi. Questo Brahman non è che la radiosità che emana dal corpo di Govinda. Eppure è così affascinante. No? È solo la radiosità, ma la radiosità può sembrare l'aspetto primo che affascina. Vediamo giungere, cioè percepiamo il fascino. La radiosità della persona che ancora non conosciamo, no? E questo ci incanta, restiamo incantati. E questo ci porta dentro a una realtà che è molto affascinante, ma non è primaria, non ci dà quello che cerchiamo. Sei Govinda Bhaji Ami Teon Mora Pati Tanara Prasade Mora Aya Sriti Sakti. Io Brahma adoro Govinda che è il mio Signore. Solo per la sua grazia ho ricevuto il potere di creare questo universo. L'abbiamo raccontato molte volte. Brahma ha la fortuna di cogliere il modo per uscire da questo. Da questa perplessità, no? E incontrarsi con Govinda. E abbiamo letto che dice Govinda, soddisfatto di lui, lo istruisce su una scienza molto più elevata e preziosa. Il maestro spirituale non può offrirci certe cose se noi non siamo pronti per ricevere.
Alcuni pensano che il maestro spirituale, se è un puro devoto, è lui, ti tocca e tu hai realizzato. Ma non è così. Figuratevi, non è stato così per Brahma, che è stato il primo essere creato, che è apparso direttamente. Lui si chiama Svayambhu. Svayambhu. Bhu significa apparizione, Svayam. La sua apparizione è stata manifestata da Dio stesso. Non ha madre mortale in questo mondo. Eppure anche lui è dovuto passare attraverso la scelta. Ha sentito tapa dopo aver esplorato un po' la realtà in cui si trovava e non trovando un senso, che cosa ha fatto? Quello che dovremmo fare noi in ogni momento, adesso, cioè cogliere la realtà e lasciare da parte l'illusione. Questa illusione a noi appare come la realtà più concreta. No, ahimè, bravo, ma ho tutte queste responsabilità, queste cose da fare, questo, quell'altro, quell'altro. È quello che dice Arjuna a Krishna. Io ho delle responsabilità qui, il mondo si degrada se noi non facciamo certe cose. Il Signore gli dice: parli bene, ma non hai capito. C'è un principio superiore. Noi lasciamo che la coscienza e la mente si perda in questo labirinto, ma a me è molto importante, sono le mie responsabilità. O gentilmente la prendiamo e dice: adesso fissati. Si piedi di loto, disse Radhe Krishna, e chiedigli se puoi entrare. Lo possiamo fare in ogni attimo, ma è di una rarità sconvolgente. Chi è il puro devoto, chi è il maestro spirituale originale? Colui che l'ha fatto e lo mantiene. E lo mantiene costante. Il maestro spirituale è sempre impegnato nell'arte di assistere le gopi. Quello è il maestro spirituale. Gli altri sono insegnanti di qualcosa. Quello è il maestro spirituale, perché uno non ti può portare dove non è lui stesso. Allora, piano piano noi impariamo l'arte, ma chissà quante volte ancora ci perderemo nei labirinti di questo mondo. E la mente di nuovo pianificherà: questo è meglio di questo, quello è peggio di questo, è qui, è su, è giù. Questa è la visione impersonale. Sei Govinda Bhajami Yami Teon Mora Pati, Tanara Prasade Mora Aya Sisti Sakti. Io Brahma adoro Govinda che è il mio Signore. L'avevo già letto, solo per la sua grazia ho ricevuto il potere di creare questo universo. Benché il Sole sia situato molto lontano dagli altri pianeti, con i suoi raggi li sostiene e li mantiene tutti. Infatti, il Sole diffonde la sua luce e il suo calore per tutto l'universo, che sarebbe l'energia. È come se il nostro smartphone, il mio e il vostro, adesso non avesse la batteria carica. Capite? Questo è il Sole. E bisogna capire bene. Il Sole è l'energetico dell'universo. Senza il sole l'universo si spegne come lo smartphone. Ma non è il principio supremo. Noi, se noi pensiamo che è il principio supremo, non è quello. Quello è il principio energetico. Ma c'è un altro principio. Similmente, nella forma delle sue differenti potenze, il sole supremo, ecco il vero potere. Govinda diffonde la sua luce e il suo calore in ogni luogo. Qual è questa luce e questo calore? È la coscienza, è il rasa. Se noi preferiamo la prima alla seconda, saremo sempre confusi perché è duale. La luce e il calore del sole non sono differenti dal sole stesso, nello stesso modo le illimitate potenze di Govinda non sono differenti da Govinda stesso. Pensate che bell'esempio che usa qui. Il Brahman onnipresente, quindi l'onnipotente Govinda, quindi è
colui che manifesta l'energia. L'energia non è personalmente la persona che la manifesta. Ma se noi diventiamo coscienti che questa energia è manifestata da quella persona, allora incomincia tutta un'altra realtà. Ma se noi ci perdiamo solo nell'energia, non è il modo. Il Brahman onnipresente, quindi l'onnipresente Govinda. La Bhagavad Gita afferma chiaramente che il Brahman impersonale dipende da Govinda. Questo è il vero concetto di conoscenza assoluta, non relativa. L'energia è relativa all'energetico. Shakti e Shaktiman. Munayo Vata Vasana Strama Urdva Mantina Brahma Kyam Dama Teyanti Santa Sanyasino Mala. I nudi santi. Spiegazione: in questo verso dello Simarone Vata Vasana si riferisce a saggi mendicanti che non si curano affatto di ciò che è materiale, neppure degli abiti, ma che dipendono completamente dalla natura. Questi saggi non si curano di coprire il proprio corpo, nemmeno nel clima rigido dell'inverno o sotto gli ardenti raggi del sole, si sottopongono a grandi sofferenze per non evitare il dolore del corpo e vivono mendicando di porta in porta. Non emettono mai seme, consapevolmente o inconsapevolmente. Grazie al loro celibato essi riescono a far risalire il proprio seme fino al cervello. In tal modo sviluppano una grande intelligenza e una potentissima memoria. La loro mente non si lascia mai disturbare o deviare dalla contemplazione della verità assoluta. Né essi si lasciano contaminare dal desiderio dei piaceri materiali. Praticando l'austerità secondo questa rigida disciplina, tali mendicanti raggiungono uno stato neutrale che trascende le influenze della natura e si fondono nel Brahman impersonale. Capite? È una via molto difficile. Per ottenere che cosa? È qui che tanti non riescono a cogliere il senso della bhakti. Perché la bhakti, da un punto di vista di un'analisi non completa, sembra molto più. E dici, ma queste personalità abbiamo letto, cioè sono impegnati in attività che esternamente sembrano le supreme. Nigambara, loro non mangiano una volta sola, nemmeno dalle loro mani. Devono mangiare solo con la bocca. Non vestono né d'estate né d'inverno. Perché? Perché hanno compreso che la dualità, lo dice la parola, li porta in due differenti stati. E quindi non c'è stabilità. Allora evitano il principio della dualità diventando non soggetti a questi cambiamenti. D'estate a volte si mettono con il caldo che fa, adesso lo percepiamo, no? Immaginate di mettervi sotto il sole cocente circondati da fuochi. Lo fanno apposta per rendere se stessi capaci attraverso l'assorbimento interiore, ma questo assorbimento interiore non è nell'ila o in attività personali, ma è nell'energia impersonale, che è un flusso energetico impersonale molto potente, molto affascinante. Chi dice di no? Infatti ha detto che è meglio stare lontani da queste cose, perché se la nostra mente, il nostro cuore viene, percepisce a un certo livello queste cose, è molto duro dopo liberarsi, perché in noi non c'è ancora un amore
saldo. Quando c'è il vero amore, si è ritornati nella relazione personale con Sisi Radha Krishna, non c'è più problema. Ma prima di arrivarci, queste cose qui sono infinitamente affascinanti. Ci sono molte storie che ci mettono in guardia da questo. Atmarami Angra Yoga Sastrikaya Seya Govindera Amsa Vibhuti e Aya. Anche colui che gli yogi sastra definiscono l'anima suprema che risiede all'interno, Atma Antaryami, è una parte plenaria di un'espansione personale di Govinda. Spiegazione: Dio è la persona suprema per natura, colmo di gioia. I suoi godimenti e i suoi divertimenti sono completamente trascendentali. È situato nella quarta dimensione dell'esistenza. Perché sebbene il mondo materiale sia limitato da lunghezza, larghezza e altezza, il Signore è completamente illimitato nel suo corpo. E questo è il significato di assoluto e trascendentale. È nella sua forma di esistenza. Non è personalmente attaccato a nulla di ciò che accade nell'ambito del cosmo materiale. Il mondo materiale è creato dall'espansione del suo Purushavatara, che controlla l'aggregato dell'energia materiale e tutte le anime condizionate. Con la comprensione dell'espansione del Purusha, l'essere vivente può trascendere la posizione relativa a una conoscenza limitata a 24 elementi del mondo materiale. Queste personalità vanno al di là del condizionamento di questi elementi materiali e si situano in una posizione su, e per quello che a noi sembrano, cioè loro fanno veramente miracoli. E allora uno dice, fa il miracolo, ma allora è Dio. Allora, capite? Ma non c'entra niente. Dio, nella sua manifestazione suprema, non fa miracoli, si diverte, gioca. E quello è il miracolo più grande. È sempre assorto nella beatitudine. Tutta la sua esistenza è vissuta nello scambio di relazioni d'amore. Questo amore è l'energia più, chiamiamola energia perché noi non sappiamo dargli altro nome, è l'energia interna, è la manifestazione più, la più completa e assoluta che esista. Non c'è nulla di superiore a questo. E il Signore stesso si perde all'interno di questo. Questo è il suo lila. Lui si perde. Si perde nella relazione con i suoi associati, in questo scambio d'amore. Questo è la manifestazione più elevata. E suo fratello Balarama organizza con tutte le sue potenze tutti i luoghi, manifesta le foreste, tutto. Tutto è in funzione di questo scambio d'amore personale, non una contemplazione, essere permeati da questa energia che ti attraversa, di libertà, di luminosità, ma sei tu, no? Non c'è relazione. Nella seconda fase, poi lo vedremo nel Paramatma, c'è una visualizzazione della fonte di questa energia, ma è ancora impersonale. È solo nella realizzazione di Bhagavan, nella realizzazione personale, invece incomincia lo scambio. Le scritture autorizzate dirigono, aiutano le anime individuali a risvegliare la loro relazione con l'anima suprema. Il metodo dello yoga permette di trascendere l'influenza degli elementi materiali stabilendo una relazione col Purusha conosciuto come Paramatma, che ha approfondito lo studio complesso che si riferisce alla creazione, può capire molto facilmente che questo Paramatma è l'espansione plenaria,
anche fra i ministri, no? Cioè, chi ha i poteri plenari, cioè che può, l'imperatore, per esempio, lui dà l'ultima parola definitiva, no? Quindi si entra in contatto, ma è una relazione solo, come si dice, non impersonale, ma distante. C'è il Paramatma, c'è l'origine di questa energia, ma non c'è uno scambio personale. Questo è lo yoga. Anta spatiche yace eka surya base, tace yace jive govindera amsa prakas. Come il sole che è uno solo si riflette in innumerevoli gemme, così Govinda si manifesta come Paramatma nel cuore di tutti gli esseri viventi. E uno lo percepisce. Oh, sei tu, l'origine di questa meravigliosa luminosità di questo del Brahman, no? Sei tu. Quindi lì c'è la localizzazione. Ma è come pensare all'imperatore, al presidente, al protettore, ma non c'è relazione personale, quindi non si entra nello scambio personale. L'anima suprema Paramatma, la guida degli esseri individuali, non partecipa alla soddisfazione dei desideri degli esseri viventi, perché non c'è scambio personale, ma fa in modo che la natura materiale provveda a soddisfarli, capite? È il sostenitore, è l'imperatore del mondo, è colui che sostiene tutto, ma non c'è uno scambio. Quindi il Paramatma è il testimone di tutte le attività passate degli esseri individuali. Un uomo può anche non ricordare ciò che ha fatto nella sua infanzia, ma suo padre, che l'ha visto crescere attraverso le differenti fasi di sviluppo, ricorda certamente. Similmente, l'essere individuale deve sottostare a molti cambiamenti di corpo, in un gran numero di vite, ma l'anima suprema è sempre con lui e ricorda tutte le sue attività, nonostante le sue evoluzione dei differenti corpi. Ricordiamoci ogni tanto, quando studiamo così, capire dove siamo situati. Questo capitolo, allora il primo capitolo ci ha descritto il modo per arrivare a conoscere chi? Caitanya, Dio, la persona suprema, che è questo capitolo. Allora, il primo capitolo ci dice, attraverso il maestro spirituale, che è il discepolo del suo maestro, che è il discepolo del suo maestro, fino a Govinda, che ha istruito il primo, vale a dire colui che già ha incontrato e conosce, Tattvavit, Tattvavit, sei guruoi. Il guru è colui che vede la tattva, la vive, e quindi te la può indicare, no? Capite? Allora il maestro indica, adesso dobbiamo conoscere chi ci indica. Sri Chaitanya, Dio, la persona suprema. Allora in questo capitolo non solo ci parla di Chaitanya, la sua vita, quello che ha fatto, ma chi è nella sua posizione ontologica suprema? Chi è? Capito? Lui è l'origine di tutto questo. Ataeva Bhaunaitena, Kim Jatena Tavarjuna. Vista Bhyam Idam Krishnam Ekam Sena Stito Jagat. Dio, la persona suprema, Sri Krishna, disse: che cosa devo dirti di più ad Arjuna? Con una sola mia parte plenaria io vivo all'interno nell'intera manifestazione cosmica. Questo è il decimo capitolo della Bhagavad Gita. Dio, la persona suprema, pronunciò questo verso della Bhagavad Gita 10.42 descrivendo le proprie potenze d'Arjuna. Ecco, quel capitolo è proprio il capitolo che ci parla della verità assoluta. Tamidam aham ajam sariram bajam ridi ridi distitam atma kalpitanam.
Pratidrisam iva naikadarkam ekam smadigato smi biduta beda moha. L'anziano Bhishma disse: così come il sole che uno appare differentemente situato a coloro che lo osservano da differenti prospettive, così tu, il non nato, appare differentemente rappresentato nella forma di Paramatma in ogni essere vivente. Ma quando l'osservatore comprende di essere uno dei tuoi servitori personali, si libera da questa dualità. Quella è una dualità. Ora posso dunque comprendere le tue forme eterne nella piena consapevolezza che il Paramatma è soltanto la tua espansione plenaria. Plenaria significa piena di potere, no? Ma è eterna, è piena di potere, ma è duale. Invece nella relazione d'amore, il Signore e il devoto si uniscono in questo amore. Capite? Krishna dice: io sono Krishna, è fatto del puro amore per Radha, e Radha è fatta del puro amore per Krishna. Ma questo avviene anche nei confronti, quando non possiamo dire Yashoda, Mata, senza pensare che lei è la madre di Krishna. Capite? Cioè, dire Yashoda, anche se uno dice Yashoda, e dice Krishna, madre di Krishna. Sono due, ma sono uno nell'amore. Che dire poi di Radha Krishna? Sono due, ma sono uno nell'amore. Capite? Non è più dualità quella. Invece dualità è un senso di appartenenza o di dipendenza. Nell'amore non c'è dipendenza. C'è una libertà assoluta. Questo verso sì, fu pronunciato da Bhishma Deva, il patriarca dei Kuru, che giaceva sul letto di frecce alla fine della sua vita. Intorno a lui Arjuna, Krishna e innumerevoli amici, ammiratori, parenti e saggi erano riuniti, mentre Maharaja Yudhishthira riceveva insegnamenti morali e religiosi dal morente Bhishma. Proprio quando giunse il suo ultimo istante, guardandosi Krishna, Bhishma pronunciò queste parole. Quindi lui, in quel momento lì, anche se era un grande yogi, realizza la sua unione d'amore con il Signore. Capite? Questo lo dobbiamo fare noi. Qui non glielo fa un maestro spirituale. Lo dobbiamo fare noi questo. Il maestro spirituale ti indica il modo. Lo dobbiamo fare noi nel nostro cuore costantemente. Quando dice Atato Brahma Jighyasa, adesso e sempre adesso, noi possiamo in questo mondo, siamo energia marginale, significa che ogni istante noi possiamo decidere se restare nell'atmosfera condizionata o porci in quella trascendentale. Basandoci su ciò che il maestro spirituale ci offre. Lui ci dice come devi fare, ma lo devi fare tu, lo dobbiamo fare noi. Non c'è modo per nessuno, neanche per Bhishma, neanche per Arjuna. Loro hanno dovuto nel loro cuore scegliere. Appena scegli, no? Ed è a volte una fatica. Lo vediamo tutti, ci svegliamo al mattino ed è una fatica. Perché al mattino ci svegliamo e siamo completamente in questo mondo. Non c'è nessuno che sfugge a questo. Sanatana Goswami lo spiega molto bene. Non c'è nessuno che sfugge a questo. Perché il sonno è incosciente. E solo i puri devoti, anche durante il sonno, il sogno, non rientrano più nella realtà materiale. Ma questo è il puro devoto. Perché il suo amore è tale che va al di là del condizionamento. Ma per noi, per anime condizionate, è automatico, no? E quindi devi scegliere di venirne fuori.
Ma ci saranno tanti ma. Ma questo, ma quello, ma guarda quello, adesso devo fare quello, devo ottenere quell'altro. E così restiamo nell'atmosfera materiale, anche se siamo impegnati in attività religiosa, no? Perché l'attività spirituale invece è trascendentale ed è fatta unicamente con il cuore. Quindi anche quando cantiamo Hare Krishna, se lo cantiamo con il cuore, adesso poi ce lo dobbiamo fare spiegare dal nostro maestro spirituale cosa significa, allora è reale. Ma se lo facciamo con la bocca, con i sensi, è qualcosa di molto elevato, religioso, ma non è trascendentale. Qualunque cosa, anche l'adorazione alle divinità, qualunque cosa può essere in questi due ambiti. E da chi dipende? Da noi. Non dipende da nessun altro, perché l'amore libero, non può venire da qualcos'altro. Siamo noi a doverlo decidere. E questo è proprio il significato di marginale. Noi siamo ai margini di queste due energie. Dobbiamo decidere fra quella interna e quella esterna, costantemente. Seita Govinda Saksat Chaitanya Gosani, Jiva Nistarite Aichi Dailu Aranai. Quel Govinda appare personalmente come Chaitanya Gosani. Nessun altro signore mostra tanta misericordia nel liberare le anime cadute. Allora, la caratteristica principale di Chaitanya e Nityananda, che non è diverso, è questa. Loro sono la personificazione Mahavadanyaya Avatara di questo principio. Nessuno mostra tanta misericordia nel fare che cosa? Miracoli, nel liberare le anime cadute. L'abbiamo cantata per tanti mesi, ogni giorno quella canzone, ve la ricordate? Sì, Krishna Chaitanya Prabhu, Doya Koramo, Tomavina Kedayana, Jagatsam Sa. Tu sei venuto per liberare. Patita Pavanna Etu, Tava Vata. Tu sei venuto proprio per misericordia, per liberare, ti assicuro, io sono il più qualificato, ma bisogna realizzarlo, perché se noi, mentre ci offriamo alla sua misericordia, poi ci sentiamo orgogliosi e pianifichiamo ancora, come? Da una parte dici che sei squalificato, che non sei nessuno, non hai capito niente, e poi invece, ma io so, io. E allora devi deciderti. Tena rapisso nicena, tarora pisse isnana. Capite come imbrogliamo noi stessi? Ma il Signore non lo può imbrogliare, nessuno. Cioè, da una parte diciamo, Signore, io sono bisognoso di un bambino appena nato, che non sa nulla e dipende completamente al 100% da altri, ma dall'altra parte vogliamo essere saputi e facciamo i nostri piani. E allora il Signore mi dice, io vorrei aiutarti, ma tu me lo impedisci. Capite? Ieri sera ne parlavamo proprio con i devoti. Il maestro spirituale fa di tutto per porci in questa posizione, perché non può aiutarci a comprendere principi superiori se noi non abbandoniamo un blocco che ci impedisse di vederlo veramente. Non può, non è un mago, ma anche se fosse un mago, la realtà dell'amore non agisce artificialmente su un'anima, no? Deve essere proprio un'accettazione, come ha fatto Brahma all'inizio, un'accettazione completa nel nostro cuore. Quello si chiama Saranagati, abbandono. No? E questo abbandono deve essere reale, non puoi dire mi abbandono e poi dopo dire sì, però io ho capito, io devo fare. E dice, ma allora, no?
avevi detto che ti eri abbandonato. Bhaktivinoda Thakura è una canzone bellissima, è tutto il Saranagati, il suo libro. Dice, adesso ho capito, Signore. Tante volte pensavo di aver capito, ma poi mi rendo conto che non avevo capito. Ma adesso, e con Abhajinu Prabhu, adesso ho proprio capito. No? E quindi abbandono tutto. Che cosa? La mia conoscenza, Vidyara Vilase. Ma io pensavo di aver capito qualcosa. E quello mi ha impedito di capirti. La mia famiglia, la mia mente, i miei progetti, tutto. E li metto ai tuoi piedi. Senza fare questo lavoro non è possibile ottenere la più alta, il vero incontro col Signore. Non è possibile, ma non perché Lui non vuole, perché noi glielo impediamo. Capite? È come da una parte dire oh, vieni Signore e dall'altra, non so, mettere delle barriere o tenerlo lontano con la mano. Come fai? Capite? E Bhishma, anche lui, per tutta la vita l'ha desiderato ma non ce la faceva. E il Dharma lo frenava. Ma nel momento della morte, l'abbiamo appena letto, lui guarda il volto del Signore e si abbandona. Abbandona tutti i suoi dharma, doveri, tutto. E così dà questo è il maestro spirito, dalla conoscenza primaria a Yudhishthira, che non c'era riuscito. Non c'era riuscito a fare sto lavoro. Lui lui, un ometto piccolino, pensava di essere la causa, l'origine di una cosa enorme in questo pianeta. Non pensavo che era il Signore, era colpa sua. O colpo o ragione, è la stessa cosa, no? E quindi non riuscivo a scioglierlo nel cuore. Non riuscivo. Krishna ci aveva provato, no? Ma Krishna l'aveva fatto apposta per lasciarlo a Bhishma. E Bhishma invece si riesce col suo esempio, perché Yudhishthira conosceva bene Bhishma, sapeva che lui era Dharma, seguiva il Dharma, per lui era la vita stessa, non avrebbe mai rotto il Dharma. Eppure in quel momento lì lo rompe. E abbandona tutto il Dharma, ogni cosa, per perdersi completamente nello sguardo d'amore del Signore. Noi lo dobbiamo fare ogni istante. Quando cantiamo il Santo Nome, dobbiamo abbandonare l'attività della nostra mente, il vagare della mente, il pensare della mente, invece entrare nel cuore. Altrimenti quello che facciamo è un'attività di karma, jnana yoga, non è un'attività di bhakti, perché nella bhakti tu sei completamente offerto al tuo amato che può fare tutto quello che vuole. Ma se tu mantieni la tua visione, come fa a farlo? Capite com'è? Come vi ho detto, viene il Signore e lo tieni lontano con la mano. Quindi, l'autore della Sri Chaitanya Charitamrita mette in particolare evidenza il fatto che Sri Chaitanya Mahaprabhu è Sri Krishna stesso. Non si tratta di un'espansione delle forme Prakash o Vilas di Krishna. Egli è Svayam Rupa, Govinda, a prescindere dalle rilevanti attestazioni delle scritture presentate da Krishna Das Kaviraj Goswami. Esistono molte altre affermazioni che si riferiscono al fatto che Sri Chaitanya è il Signore Supremo in persona. Citiamo questi esempi. Dalla Chaitanya Upanishad, Gaura Sarvatma Mahapurusho Mahatma Mahayogi Tri Unati Sattvarupo Bhaktim Loke Kasyati. Sigora, l'anima suprema, onnipresente, Dio la persona sovrana, appare come un grande santo, un potente mistico che al di sopra delle tre influenze della natura materiale ed è l'emblema delle attività trascendentali.
egli diffonde il culto della devozione in tutto il mondo. Dobbiamo capire, l'altro giorno vedevo un simpatico post dove dicevo: oh, abbiamo scoperto, abbiamo ottenuto dei mantra molto potenti, con questi mantra potete fare. Anche questo è un mantra molto potente, ma non ci basta leggerlo, non ci basta. Noi con queste, adesso queste sono tutte affermazioni che ci dicono che Chaitanya è Dio, ma pensate che dopo che, e sono tante, qui sono 3 pagine, pensate dopo che abbiamo letto noi abbiamo realizzato che Chaitanya è Dio? No. No, noi possiamo cantare tutti i mantra, abbiamo a disposizione non i mantra, il Mahamantra, il più grande di tutti i mantra, eppure vediamo che è dura permettergli di funzionare anche a lui. E qualcheduno ci dice: oh, in India ho scoperto dei mantra molto potenti e se li volete potete risolvere questo e quell'altro. Ma non è così, non è così. Perché solo se il cuore decide di porsi, è detto che il mantra è il seme dell'Ishtadevata che lo personifica. Se noi non abbiamo una relazione d'amore pura con quell'Ishtadevata, il mantra non funziona. Capite? Noi adesso leggiamo tutti questi mantra, queste definizioni che Chaitanya è Dio, ma alla fine possiamo capirlo se nel nostro cuore, come Bhaktivinoda Thakur, lo accettiamo e lo dimostriamo. Quindi, se è Dio, e allora 2 più 2, se è Dio la persona suprema ed è così misericordiosa, mi devo abbandonare completamente. Non devo più fare piani personali perché so che lui si prenderà cura di me. Capite? Quella è la realizzazione. Allora i mantra funzionano, ma altrimenti il mantra non funziona in sé. Il mantra non può offrirti l'amore. Il mantra è un'indicazione, ma tu adesso devi partire e camminare fino lì. O Signore Sovrano, tu sei il supremo Maheshwara, la divinità adorata da tutti gli esseri celesti, il Signore Supremo di tutti i Signori. Tu sei la persona di Dio, colui che controlla tutte le personalità investite di potere, del potere di controllare, il Signore di tutto ciò che è degno di adorazione, Svetasvatara Upanishad 6.7. Dio la persona suprema è Mahaprabhu che diffonde illuminazione trascendentale, entrare a contatto con lui equivale a entrare in contatto con l'indistruttibile Brahma Jyoti, Svetasvatara Upanishad 3.12. Dalla Mundaka Upanishad, colui che vede Dio la persona suprema, il Signore Supremo dalla carnagione dorata, l'attore supremo, che è la fonte del Brahman supremo, è liberato. Dallo Srimad Bhagavatam. Offriamo i nostri rispettosi omaggi ai piedi di loto del Signore, sul quale bisogna sempre meditare. Egli distrugge le offese commesse contro i suoi devoti, annienta tutte le sofferenze dei devoti, soddisfa tutti i loro desideri. Lui, che è la dimora di tutti i luoghi santi, il rifugio di tutti i saggi, è degno dell'adorazione di Shiva e Brahma, il vascello che permette agli esseri celesti di attraversare l'oceano di nascita e morte. Quindi il mantra, questo sloka, funziona se noi facciamo queste cose, come Shiva e Brahma che si abbandonano totalmente. Oh, l'ho letto. Vabbè, adesso lo sappiamo. Lo diciamo, lo possiamo dire a noi stessi, ricordare a noi stessi e dire agli altri. Ma il punto è che contiene un seme e questo seme va realizzato. Offriamo i nostri rispettosi omaggi ai piedi di loto del Signore, sul quale dobbiamo sempre meditare. Ecco il seme. Apavitra, apavitrava, sarvavastam gatopiva, yasmaret. Sempre meditare significa che a ogni istante, adesso, noi dobbiamo scegliere. O la mia mente, o la mia libertà apparente in questo mondo, o entrare nella realtà dell'amore, dove noi apparteniamo al Signore per il suo piacere.
Cioè, apparteniamo significa che partecipiamo al suo gioco. E questo è ad ogni istante. Quando diciamo puro devoto, è colui che ha perfettamente puro, significa che in quell'attività è pura, non c'è più dualità, non è che passa a adesso per un attimo però devo fare i miei affari. No, lui è passato, adesso è completamente nelle mani del Signore, è nell'abbraccio del Signore, è abbandonato. Sia che tu vuoi abbracciarmi, o vuoi tenermi lontano, non importa, come dicono le gobbe. Ha chiesto la polvere dei nostri piedi perché ha mal di testa. Sì, ma questo è offensivo, potete andare all'inferno. Non ci importa, non ci abbiamo neanche pensato, perché a noi, nel nostro cuore c'è solo la sua felicità. Uno dice, ma loro sono furbe, loro pensano perché sanno che la sua felicità è la loro felicità. No, non, loro non lo sanno. Questa è la pura devozione. Capite? Altrimenti saremmo semplicemente intelligenti. Tanto. C'era chi era. Sisupala, mi sembra. Lui aveva realizzato che servire i Brahmana, le grandi personalità, dava un grande potere, ma lui lo faceva con uno scopo, quindi è karma. Infatti poi è stato sconfitto. No? Ha ottenuto la possibilità, no? Perché è sempre un'attività religiosa elevata, ma c'è uno scopo. Invece le gopi non lo fanno con lo scopo, oh, se io offro la mia polvere, e lui poi dopo mi darà la sua fede. No, non ce l'hanno questo. Questa è la pura devozione. Ah, io adesso divento austero, mangio poco, mi alzo, calcio questo, perché dopo lui mi darà. Questa non è pura devozione. La pura devozione è immotivata. Vale a dire, interessa solo la sua felicità. Perché l'energia interna è questa, e automaticamente tu sei dentro a questa, ma non perché hai pianificato, altrimenti sarebbe un tuo controllo. Ed è quello che il Signore dice: io divento proprietà di quel tale devoto, perché lui veramente neanche col pensiero pensa un interesse, nemmeno col pensiero. E come faccio io a non dargli tutto? Visto che lui non ha motivazioni personali, capite? Queste cose bisogna comprenderle bene, no? Allora uno dice: ma è impossibile questo. Cioè, è impossibile. È impossibile con le capacità materiali. È impossibile. Ecco perché i devoti si ritengono illimitatamente incapaci, perché è impossibile. Ma è possibile per la sua misericordia. Ma quando uno lo desidera, e per la misericordia del Signore, allora si è in grado di intrecciare questa relazione d'amore. Mio Signore, apparendo in famiglia di uomini, animali, esseri celesti, rishi, esseri acquatici e così via, tu uccidi tutti i demoni del mondo nella forma di differenti avatar. In questo modo illumini il mondo con la conoscenza trascendentale. Oma Purusha, talvolta nelle radicali appare in una forma coperta. Per questo sei detto Triyuga, colui che appare soltanto in tre yughi. Questo è dal Krishna Yamala, dal Vayu Purana e dal Brahma Yamala dice: talvolta discendendo personalmente sulla superficie del globo sotto le apparenze di un devoto, tu appari. Più precisamente appari come figlio di Sachi nel Kali Yuga, dà anche il nome di sua madre, per dare inizio al movimento del Sankirtan. E l'ultimo, dall'Ananta Samhita, la persona suprema Sri Krishna stesso, che è l'amato di Radharani ed è il signore dell'universo nella creazione, il mantenimento e la distruzione, appare come Gora o
O Maheshwari, il signore di Radha. Capite? Noi li abbiamo letti adesso, quindi possiamo anche credere che lui è Dio, ma questo non basta. Lo dobbiamo applicare nel nostro cuore. Quindi, cosa significa applicare? Lui è Dio, cioè lui ha questo potere e quindi posso abbandonarmi completamente a lui. Appena questo abbandono è attuato, immediatamente l'istadevata del mantra entra in noi. Capito? Ma se non c'è l'esecuzione del significato del mantra, l'istadevata non può venire. No, lei viene solo quando c'è la comprensione e l'attuazione del mantra. Quindi il mantra Hare Krishna tradotto, beh, ci sono tante traduzioni, dice, Signore, rendimi strumento del tuo amore. Strumento. Io sono sempre lì a tua disposizione. Se un meccanico ha uno strumento, un cacciavite, il cacciavite è sempre lì per lui. È un esempio molto, perdonatemi, no? Ma è sempre lì. Non è che ogni tanto il cacciavite va a farsi le sue storie. E allora quel meccanico lì lo butterebbe via e ne prenderebbe un altro che è lì per il suo servizio. Capite? Questo è l'abbandono. L'abbandono significa che noi siamo sempre lì a disposizione del Signore. No, Signore, adesso ho un impegno, no? Scusami, perdonami. Questa è religione, va bene, almeno gli chiedi scusa, gli chiedi perdono, no? E lui ti capisce. Ma non ci può essere una relazione di profondo amore, capite? Quello c'è solo quando sei completo, come dice Chaitanya, alla fine del suo sisastra. E sia che mi abbracci anche mi trascuri, non importa. Non importa. No? Allora, quello, in quel momento lì, il Signore dice, io non posso fare a meno di essere, il mio cuore è con te, non ci riesco. È una caratteristica proprio sua. Paraviometi Vaise Narayana Nama Sad Aishvarya Purna Lakshmi Kanta Bhagyavan. Sì, Narayana che domina il mondo trascendentale è pienamente dotato delle sei perfezioni. È Dio la persona suprema, il Signore della Dea della Fortuna. Veda Bhagavata Upanishad Agama Purna Tattvayandre Kai Nai Yandra Sama. La persona di Dio è colui che i Veda, il Brahmana, le Upanishad e le altre scritture trascendentali definiscono il tutto assoluto, non ha una parte relativa, nessuno è uguale a lui. Sono innumerevoli nei Veda le affermazioni autorevoli che riguardano l'aspetto personale della verità assoluta. E qui dà delle definizioni. La persona di Dio, Vishnu, la verità assoluta, i cui piedi di loto gli esseri celesti ambiscono sempre a contemplare. Egli, come il Dio del Sole, pervade ogni cosa coi raggi della sua energia, appare impersonale agli occhi imperfetti. Dalla Narayanastrasira Upanishad dice, soltanto da Narayana ogni cosa è generata, soltanto da lui ogni cosa è ottenuta, e in lui soltanto ogni cosa è distrutta, perciò Narayana esiste eternamente. Tutto ciò che esiste ora e che sarà creato nel futuro è soltanto Narayana, la divinità inalterabile, soltanto Narayana esiste e niente altro. Ora sappi che colui che non ha causa simultaneamente è la causa della creazione, non ha causa ed è la causa del mantenimento e della distruzione, egli esiste nei tre stadi di coscienza, veglia, sonno e sonno profondo, e anche al di là di essi. È lui che dà vita al corpo, ai sensi, al soffio vitale, al cuore, è lui che li fa muovere tutti, sappi che egli è supremo. Per esempio, un testo come questo è così chiaro, no?
Ma cosa significa? Allora, se lui, egli che dà vita al corpo, ai sensi, al soffio vitale, al cuore, è lui che li fa muovere tutti. Allora, come posso dimostrare che io ho capito questo verso? Perché l'ho letto? E perché lo so a memoria? E perché lo dico agli altri? No, perché qui ci dice che tutto, anche di me stesso, è sostenuto da lui. E quindi quale sarà l'altro aspetto? È come un bambino che è completamente sostenuto dalla madre. E questo è il principio, no? Allora lì c'è la realizzazione di questo mantra, di questo sloka. Capite? Allora, come acharya, vale a dire colui che ha realizzato questo, tu lo condividi con altri. Quello è il maestro spirituale. Cioè il maestro spirituale realizza una cosa, la compie, la fa sua nella sua vita e poi dopo la condivide con i suoi discepoli. Perché la condivide? Perché questa è una cosa d'amore, non può essere tenuta, no? Questo amore viene espanso attraverso i discepoli, attraverso le altre persone. Capite? Ma non è più un insegnante che insegna solo il mantra. Ah, vedi, quell'insegnante si ricorda tutti i mantra. Se li ricorda e te li può insegnare, te li può insegnare, ma li ha realizzati? Allora, la realizzazione di questo verso è qui che ci dice: egli è la causa di tutto. E non a causa. Egli esiste in tutti gli stati di coscienza e di vita, veglia, sonno e sonno profondo, e anche al di là di essi, causa senza essere causa. Egli dà vita al corpo, quindi anche al mio corpo. Il mio corpo, se è vivo, se adesso si muove, parla, ai sensi, al soffio vitale, al cuore. È lui che li mantiene, li sostiene e li muove tutti. Allora, quale sarà la realizzazione di questo verso? Che noi siamo in Dio e bisogna diventarne coscienti. Allora, immediatamente c'è la realizzazione del verso. Bene, ci fermiamo qui. A domani per continuare. Questo è un capitolo che, come vi ho detto, è un po' filosofico perché ci parla di tutti gli aspetti di Dio, perché così quando poi parleremo di Chaitanya nelle sue attività che possono sembrare normali, di relazione, però sappiamo chi è. Bene, grazie infinite per la vostra partecipazione. Buona giornata a tutti. Va bene. Grande Radha.